Il maestro e Margherita di Mikhail Afanasievich Bulgakov. M'ero addormentato con i primi sintomi di malattia e mi svegliai completamente malato. All'improvviso mi parve che l'oscurità autunnale stesse sfondando il vetro e si stesse riversando nella stanza, e io vi affondai dentro, come nell'inchiostro. Divenni un uomo che non era più in grado di controllarsi, gridai. Mi venne l'idea di correre da qualcuno, non fosse altro che dal capomastro al piano di sopra. Lottavo come un pazzo con me stesso. Trovai le forze per trascinarmi fino alla stufa e accenderla. Quando la legna cominciò a crepitare e il portello a vibrare, mi sentii un po' meglio. Mi precipitai in anticamera e lì accesi la luce. Trovai una bottiglia di vino bianco, la stappai e mi misi a bere il vino a canna. In tal modo il terrore s'attenuò un poco. Quel tanto almeno perché io non corressi dal capomastro e tornassi vicino alla stufa. Aprii il portello così che il calore cominciò a bruciarmi il viso e le mani e sussurrai: "M'è successa una disgrazia. Vieni, vieni, vieni." Ma non venne nessuno. Nella stufa rugliava il fuoco e la pioggia sferzava le finestre. Allora ebbe luogo l'ultimo atto. Tirai fuori dal cassetto della scrivania le pesanti copie del romanzo e i quaderni di Brutta e cominciai a bruciarli. Era tremendamente difficile farlo, perché la carta scritta non vuole bruciare. Spezzandomi le unghie, laceravo i quaderni, li mettevo ritti tra i ceppi e con l'attizzatoio ne smuovevo i fogli. Di tanto in tanto la cenere aveva il sopravvento su di me, soffocava la fiamma e io lottavo con lei, e il romanzo, che pur si difendeva tenace, soccombeva. Parole note mi balenavano dinanzi. Il giallo impetuoso saliva dal basso verso l'alto, sulle pagine, ma le parole comunque vi si leggevano ancora. Scomparivano solo quando la carta s'anneriva e con l'attizzatoio le annientavo furioso. In quel mentre dalla finestra qualcuno cominciò a grattare, piano, e il mio cuore sobbalzò ed io, messo l'ultimo quaderno nel fuoco, mi lanciai ad aprire. Dei piccoli gradini di mattoni portavano dallo scantinato alla porta del cortile. Incespicando, corsi verso di essa e domandai piano: "Chi è?" E la voce, la sua voce, mi rispose: "Sono io." Non ricordo come riuscì ad avere la meglio sulla catena e sul lucchetto. Non appena ebbe fatto un passo all'interno, mi si strinse contro, tutta bagnata, con le guance umide, i capelli sciolti, tremante. Io riuscii a pronunciare soltanto parole. Tu, tu. E la voce mi si spezzò e noi corremmo di sotto. Capitolo XVI. L'esecuzione. Il sole si abbassava già sul Monte Calvo. Intorno al monte c'era un doppio accerchiamento. Quell'ala di cavalleria che aveva tagliato la strada al procuratore intorno a mezzogiorno si era allontanata al trotto verso la porta di Hebron. La via le era già stata preparata. I fanti della corte di Cappadocia avevano schiacciato ai lati della strada la massa di persone, di muli e di cammelli. E l'ala, trottando e alzando fino in cielo bianche colonne di polvere, era arrivata a un crocevia dove si incontravano due strade. La meridionale che portava a Betlemme e la nordoccidentale che portava a Jaffa. L'ala si era slanciata lungo la via nordoccidentale. I cappadoci erano sparsi lungo i bordi della strada e prima che fosse troppo tardi respingevano ai lati le carovane che si affrettavano alla festa di Erzalaim. Folle di pellegrini stavano alle spalle dei cappadoci. Avevano abbandonato i loro provvisori tendoni a strisce, piantati direttamente sull'erba. Percorso circa un chilometro, l'ala aveva sorpassato la seconda corte della legione fulminata e per prima, dopo aver coperto un altro chilometro, si era avvicinata alle pendici del Monte Calvo. Qui i soldati erano smontati di sella. Il comandante aveva frazionato l'ala in plotoni. E i plotoni avevano accerchiato le pendici del Basso Colle, lasciando libero un unico tratto di salita dalla parte della strada per Jaffa. La compagnia, come può vedere, è piccola, mista e incapace di slealtà. Tacque e si mise a far girare il suo globo terrestre, fabbricato così bene che negli oceani blu si alzavano vere onde e la calotta polare era fatta di ghiaccio e di neve, come quella vera.